la torre, dalla chiesa, Falcone e Borsellino, quattro uomini soli, a distanza di 20 anni possiamo dire o possiamo avere insomma un'idea di quale interesse ha avuto la mafia negli ucciderli? Dopo 20-30 anni probabilmente ne sappiamo meno di prima. 20-30 anni fa avevamo la certezza che era stata la mafia, oggi non abbiamo più nemmeno quella. Sicuramente Totorina, Provenzano, Bagarella, i Corleonesi hanno partecipato a quelle stragi, ma i mandanti altri, i mandanti occulti non sono stati mai scoperti. La solitudine forse non è una condizione necessaria alla ricerca della verità a volte? In che senso, scusami? Nel senso essere soli nella ricerca della verità forse è più facile concentrarsi sull'obiettivo piuttosto che essere... Ma è un classico, chi è davanti, chi ha un passo davanti agli altri è automaticamente sovraesposto e diventa automaticamente un bersaglio. O sei un giornalista, o sei un uomo politico, o sei un magistrato, o sei un investigatore, sei facilmente un obiettivo della mafia o di altri poteri. E la storia di Palermo la racconta fin dall'inizio. Boris Giuliano era solo perché c'aveva un altro poliziotto, il suo collega, che poi è stato arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa. Dalla Chiesa era solo perché è stato mandato allo sbaraglio dallo Stato italiano. La Torre era solo nel suo partito. Falcone e Borsellino erano soli perché erano avversati in un palazzo di giustizia popolato da giudici infidi e spesso complici. E... adesso com'è cambiata Palermo, la città proprio di Palermo, visto che la mafia è diventata quasi invisibile? Palermo secondo me è cambiata molto, nel senso che è molto meglio di 20 e di 30 anni fa. 30 anni fa era una città mattatoio, 20 anni fa era una città in preda al terrore, ma proprio a causa, grazie, usiamo questa brutta parola, al sacrificio di questi uomini a Palermo. Molti siciliani in Sicilia e molti palermitani a Palermo hanno la consapevolezza oggi di che cos'è la mafia e del pericolo che rappresenta. Consapevolezza che non c'è nel resto d'Italia, che non c'è a Roma, che non c'è a Milano, che non c'è in Veneto, che non c'è probabilmente in Emilia-Romagna, non c'è in Toscana, non c'è in Piemonte, dove le infiltrazioni ci sono, soprattutto sono arrivati i soldi e molti fanno finta di non capire. E sarà troppo tardi quando lo capiranno, che quando arrivano i soldi poi arrivano sempre loro. Mi ha quasi anticipato la prossima domanda. In questi 20 anni la mafia si è evoluta, ha cambiato forma. E, mentre noi cercavamo di capire ancora e di scoprire la verità sul periodo delle stragi, lei è andata avanti. Lo Stato è riuscito a stare al passo? Quali strumenti ha oggi per combattere la mafia? Allora, lo Stato dopo le stragi del 1992... per la prima volta nella storia dell'Italia dal 1861, quando parliamo di mafia militare, la repressione dello Stato non è più a corrente alternata ma è continua. Il problema è che non c'è solo la mafia militare. Nell'ottobre del 2008 il ministro degli interni Maroni e il presidente del Consiglio Berlusconi per la prima volta hanno annunciato, è stata solo la prima volta perché l'hanno ripetuto più volte, che arrestavano 8 latitanti al giorno e che entro la fine della legislatura precedente avrebbero sconfitto la mafia in Italia. Era vero il dato degli 8 latitanti arrestati ogni giorno, ma quel giorno che annunciarono, che fecero quel programma, il Consiglio dei Ministri per la terza volta si riunì e non riuscì a sciogliere un piccolo comune alle porte di Latina, Fondi, di 8.000 abitanti, impestato da infiltrazioni ndranghetistiche e camorristiche. Quindi la mafia, la repressione sui Rine, sui Bagarelle, tutti i macellai di Corleone, va bene, solo che la mafia è diventata un'altra cosa e quando la mafia fa odore di politica, lo Stato italiano ancora non è in grado di fronteggiarla.